Allora dimmi che devo giocare Xillo per quanto riguarda i DPS. Dimmi un DPS da giocare. Su Ilio è molto buono McCree. Scusami, Cassidy, perdonami. Sì. Come mai? Come buono. Mai? Cassidy, come mai? È perché non è una mappa molto lunga. Quindi è comodo perché, diciamo, spazi stretti, hai non hai soltanto fall off. Ah, ok. Considera che Cassidy è stato uno dei primi eroi che ho utilizzato su Overwatch quando ancora non ci capivo niente. Non che adesso ci capisca chissà che cosa, ma sicuramente un pochino di più. E però non lo uso da una fracca. Mi ricordo soltanto che posso lanciare, vabbè, tipo, che è una granata quella che c'ha lui. Sì, è una granata appiccicosa, tipo, a magnetico, ok. E poi mi ricordo che se faccio la schivata mi si ricaricano i colpi, quindi li devo ricaricare con la schivata, giusto, no? Cioè, posso caricarli pure da, però, insomma, meglio la schivata. E vediamo come va, vediamo come va con Cassidy. Vediamo se c'ho ancora il tocco cassidiano, anche se ne dubito, però, insomma... Proviamo, proviamoci. Qui è molto buono. Ti dico, hanno Widowmaker, quindi stai attento. Ma capirai, è un cliente di Widowmaker. Guarda. Simmetra. Simmetra la countering. Anche Baptiste lo countering. Quindi il problema, però, sai che ma counteranno loro perché non lo uso adeguatamente. No, va benissimo. Tu rimani così. Aspetta che arrivino. Non andare troppo avanti, altrimenti ti distruggono all'istante. McCree hanno anche diminuito la vita adesso. C'ha 200, ho visto. Quindi. E Life Weaver anche lo country, perché ovviamente il fatto che vada in aria per te diventa un bersaglio più facile, perché sta fermo in aria, quindi non so se può fare il pazzarello sulla piattaforma che mette. Più che altro devo farmi curare dagli altri, quindi devo sperare pure. Ok, ma no. O si auto-rigenera la vita di Cassidy, se no mi ricordo. No, l'ha curato, ti ha curato Brigitte. Ah, grazie Brigitte. Brigibardo. Oh, oh. No! Vabbè. Niente, non riesco. Ok, stavo dicendo, non riesco a fare una kill. Fatto Rodog. Bene. Ma McCree non è tanto fatto per fare le kill quanto per fare danni nel tempo costanti. Ah, lui McCree è il suo nome e cognome? Allora, in realtà il suo nome è Cassidy adesso. Cioè, prima si chiama McCree, poi per motivi legati a, diciamo, passato criminale del personaggio, cioè della persona da cui hanno preso il nome. Ah, davvero? Del gioco. Sì, passato criminale, che è meglio che non dico, perché diciamo se su TikTok e su Twitch. No, vabbè, no, ci mancherebbe, però dico nel senso no, perché qualcuno ha scritto pure che si chiama così. E... Sì, si chiamava prima. Ma quando l'hanno cambiato? Adesso si chiama. L'hanno cambiato qualche anno fa, parlo di 2-3 anni fa massimo. Senza, neppure la sapevo sta cosa. Insomma, in realtà non so neanche se si può chiamare così su Twitch, cioè perché chiamiamolo semplicemente Cassidy. Vabbè, nel dubbio era per la scienza che stavo spiegando. Non ti arrabbiare, Twitch. No, per la scienza, per la storia. Non penso fosse per la correttezza storica. Oh, cavolo. Ti consiglio, anche se ti interessa, un personaggio molto forte per, insomma, per chi vuole giocare un po' più insomma da dietro, insomma, e pushare eventualmente con il tank, e Symmetra, che molte persone la sottovalutano, dicono che sia scarsa, ma è una bugia. No, la Symmetra ancora non l'ho utilizzata, quella comunque sia dei droni che mette, che rompe un pochino le scatole, giusto? Esattamente, no? E per avere map control è molto forte. Ma anche Mei, in realtà, se si impara bene a giocare, non ci vuole tantissimo in realtà a capire come funziona, è veramente sgravata, proprio forte, cioè proprio forte, fortissima. Ah, Mei è quella col ghiaccio, capito? La signora dei ghiacci, la chiamo. È bella tosta quella, te spatola. Comunque ho fatto soltanto 3 killette con Cassidy. È vero che sono inattivo, ma non ho fatto nulla rispetto agli altri, mamma mia. Vabbè, mamma mia. E con McCree, in realtà, McCree per giocare. Cassidy. Ormai Cassidy, basta. Si chiama Cassidy, perdonami, è l'abitudine. Per giocarlo proprio di modo super efficace, insomma, che fai proprio il devasto di pensare a fare solo headshot. Però non è facile. Quindi. In quei pochi che lo giocano in rank ed alto fanno solo headshot, cioè insomma lo giocano per fare quello, hanno una mira devastante. Per fortuna non sei per conto tuo. Un colpo, però vedi che belle kill che ti fai. Sì, da lontano gli spadoli. Oh cavolo, questo è sbucato da qua. No, mi caro, prende le granate e si è zitto. Buttato via. Mamma mia.
Reinhardt, quando sei vicino e ha magari lo scudo attivo, fagli la scarica di colpi. Bello questa, la scarica dei colpi, c'hai ragione, non l'ho ancora usata la scarica dei colpi. Che è molto fa 300 di danno in tutto, se di tutti i colpi. Ed è molto forte per distruggere lo scudo di Reinhardt e buono? Per fargli danno. Oh, questo? Ma che fa? Quello si è addormentato, Xillo, c'è uno che si è messo proprio... Oh, cavolo. Ha fatto power nap. Sì, sì, me ne sono andato, meno male che ce l'ha schivato il buon Cassidy, meno male, meno male. No, qua è troppo corto. La granatozza, troppo. Hanno diminuito il raggio comunque, prima era molto più ampio. Ma avessi preso uno adesso, avessi preso mezzo. Buono, no! Cioè, la nostra mail li ha chiusi dentro, però mi ha cancellato la prospettiva dall'altra parte, in poche parole. Sono morti tutti e due. Stanno a conquistare la zona e tutto ciò, zitti, anche se si sono un attimo fermati. Non penso proprio che ce la faranno. Cos'è, solo Symmetra, sì. Si è suicidata nel dubbio, così. Si è buttata di così. Hanno preso la regina. C'è qualcuno alle spalle che stanno a conquistare la zona, sicuro. Eccolo qua, Genji. One shot, bene. Non può fare molto. E non può fare niente. Ecco, Genji, mossa speciale, mo l'attivo alla fine, così concludiamo col botto sto game, anche perché a meno dei stravolgimenti dovremmo esserci. Oh! Ok. Voglio utilizzarlo, non posso finire il game senza utilizzare. Vabbè, lo utilizza a prescindere. Mamma mia, vittoria senza utilizzare mezzogiorno di fuoco, raga. Mamma mia, tantissima roba. 13 kill, una dead, non male. E la nostra Mei, a quanto pare, sì, proprio lei, che si prende l'azione migliore della partita, eccola qua. Qua fuori Genji. Poi qui si crea il macello generale. Fa fuori Quel muro. Non ci ho capito niente. È lì che mi hanno proprio bloccato. Sì, però hai visto che è stato utile per prendersi quelle kill. C'era tutto il team. Assolutamente sì. Let's go.